summer in the city. Back of my neck getting dirty and bitter. Up and down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match. Ciao, raga. Finalmente di nuovo qui a fare un video dove si parla di qualcosa di scontato, ma così scontato che nessuno ne parla mai. YouTube oramai è un surrogato di Barbara D'Urso e del suo programma del cazzo. Abbiamo tante mogli quanti gli youtubers che seguiamo e siamo praticamente pieni di figli inginocchiati alle challenge con product placement annesso, ai video prank, ai video contro i video prank, ad un video ogni 100 dove si bestemmia e altri piccoli figlioli troppo attaccati a parole quali flame, censura e invulnerabilità. Non sto parlando degli youtubers. No. E tutto questo teatrino, bello o brutto che sia, giusto o sbagliato che sia, crea quell'atmosfera cupa. Così cupa che riesci quasi a vederci in mezzo. Come quando sei al buio da tanto tempo e allora pensi quasi di riuscire a vedere i contorni di ciò che ti circonda, o anzi li vedi. E tutta questa atmosfera, questa situazione dove fingi davanti alla telecamera di emozionarti, di essere spaventato o di divertirti, fa semplicemente avvenire la cosa più banale del mondo. La gente diventa ciò che non è ed inizia ad indossare uno degli indumenti più vecchi e discussi della storia dei tempi. Una maschera. Non sono EXO, non vi preoccupate, non ho 8 canali poliglotti in giro per il mondo. Quando la merda è troppa, allora cosa si fa? Semplicemente si diventa merda, però senza darlo nell'occhio. Si diventa per l'appunto ciò che non si è. Non pensate che la gente che fa quei tutorial del cazzo che non servono a nulla, o delle challenge che non ti lasciano nulla ai limiti del ridicolo, che l'unica cosa che mi riescono a strappare è un sonoro rutto e non dallo stomaco ma dal cuore. Non pensate che quelle persone sono quello che vedete. Nessuno qui è quello che fa vedere, molto spesso. Anch'io alle volte un gameplay di COD non mi va di portarlo, ma mi sento in dovere di farlo perché c'è chi aspetta i video. E non mi sento nella posizione di non fare quello che faccio perché credo che sia già un privilegio farlo a questi numeri e a questi livelli. Dicevo che si diventa ciò che non si è. Ci si vende al migliore offerente alla fine, che in questo caso sono le tendenze di YouTube. Ci si standardizza su quello che gli altri vogliono e non quello che vuoi tu. Il problema di fondo è che non ci si standardizza solo a livello di contenuti. In quello che si vuole mostrare alla gente molto spesso, il 90% delle volte ci si cade dentro con tutte le scarpe, accecati, no, da quel piccolo barlume di fama e di potere che si possa ottenere. Si diventa una sorta di porno per adolescenti. Spiego meglio. Cadere in un personaggio, rimanere intrappolati in esso, ripiega su tutto ciò che fai, dall'azione più stupida alle tue idee, alle tue cazzo di idee, raga. Il problema di questa gente è che se si va appresso a ciò che il più vuole, anche le tue idee saranno quelle dettate e abbracciate dalla maggioranza. Tu stesso venderai e continuerai ad alimentare questa fetta grande di gente con idee vendute per buone solo perché sai che piaceranno alla maggioranza. Ed è proprio in quel momento che si diventa il famoso porno. Perché lo youtuber non si rifà più a ciò che è giusto o sbagliato, o a cosa piace o non piace a lui, ma si rifà solamente a ciò che soddisfa l'audience, il pubblico, come un porno. Ed è proprio in quel momento, quando i social ti trasformano in una persona completamente diversa e ti costringono ad attenerti a degli standard. Quella è una farsa. Quando non pensi a nient'altro che aumentare le tue entrate e i tuoi seguaci, non importa come, è lì che stai sbagliando qualcosa. E quindi dall'alto del mio essere come voi, dall'alto del mio semplicemente usare la mia testa perché ce l'ho una testa, mi sento come qualunque altra persona potrebbe fare di voler dare un consiglio a queste persone che hanno deciso di indossare una maschera e di non levarla mai più. Prendete il cellulare in mano. E lasciate like perché non lo prende. No, seriamente. Prendete il cellulare in mano e scegliete Facebook. Scegliete Twitter, scegliete Instagram, scegliete YouTube. E sperate, sperate che a qualcuno da qualche parte importi. Per tutti gli altri, scegliete la vita e la possibilità più bella che essa vi concede. Cioè essere voi stessi. Perché probabilmente con questa ne avrete tanti, ma senza questa avrete migliori. Epico, epico, il mio cuore quasi si fermò. Epico, epico, è stato stratosferico. Voglio morire qui.